Prego, consigliere, anche per lei 3 minuti. Ma io impiegherò sicuramente molto meno, perché anche questa era stata fatta ad agosto e quindi in un momento in cui non si riusciva ad avere notizie rispetto e non si riusciva a definire esattamente qual era l'orientamento della nuova giunta, tutto solo per chiedere a che punto siamo, anche perché credo che sia una di quelle opere che, al di là della funzionalità, per quanto mi riguarda, credo che debba essere nei prossimi anni tentato tutto il possibile per poter portare a completamento l'intero progetto, però in questo momento servirebbe anche per ridare un po' di respiro almeno a una parte dell'economia orvietana. Quindi prima riusciamo e prima credo possiamo dare delle risposte in qualche modo e ridare sul territorio delle risorse che in questo momento sono estremamente necessarie. Chi risponde? Sindaco? Risponde il sindaco? Ma solo un breve flash per dire che non ci possiamo permettere, nella situazione economico-finanziaria del Comune, nessun traccheggiamento della prova di torre in qualsiasi tipo di progetto già parzialmente o totalmente approvato. La situazione è la dice. Prego, assessore. Sì. Beh, vede, prima di dare delle risposte precise, abbastanza puntuali, perché abbiamo tutto un lavoro già fatto alle spalle, consigliere Germani, volevo però rimettere un attimo in evidenza la questione che ha sollevato poc'anzi Gialletti, le polemiche contro polemiche. Io mi permetto di osservare, solo osservare, le vostre due interrogazioni sono datate 12/8/2020. Concludono, io parlo adesso quella che mi interessa adesso a me, al sindaco e all'assessore competente, scadenze e termini pertinenti sia dei lavori della commissione sia dell'eventuale assegnazione di apertura di cantiere, fino a qui mi sembra giusto, constatata la condizione delle capacità relativa alla zona di Orbiano Scale, si era cavata ulteriore dilazione dei tempi predetti mostrerebbe indice di pura irresponsabilità. Ora, quindi, con tutto il rispetto, ma se ho un'interrogazione il 12 di agosto con scritto pure in responsabilità sui ritardi, io posso capire che sarà arrivata 6 giorni, fra 15 giorni, ma l'irresponsabilità che ti vede indice di pura irresponsabilità, questa è la polemica che, se dobbiamo collaborare, penso che bisognerà che stiamo attenti anche a quello che scriviamo. Detto questo, allora noi abbiamo fatto come voi, anzi voi sapete meglio di me quello che è successo, perché il bando parte dal 9 febbraio, parliamo del 2009, scadenza presentazione offerte il 6 aprile 2009, determinazione dirigenziale 17/4 nomina commissione, il 16/6 la commissione si viene nominata e contemporaneamente c'è la sostituzione di un commissario immediatamente sostituito e la commissione inizia a lavorare con una seduta pubblica del 7/5/7/4, ha lavorato la commissione, ha lavorato sempre, seduta riservata del 27/7/2009, verifica della documentazione integrativa richiesta con dei concorrenti estratti, cioè dire che è un bando che è molto complesso. La commissione, sapete tutti, credo che sono 19 partecipanti che ci sono, e di conseguenza è stato molto laborioso andare a verificare tutta quanta la documentazione. A un certo punto si dà inizio ai lavori di valutazione delle offerte tecniche, una volta che è stata definita tutta la pratica amministrativa e che la documentazione allegata era tutta giusta e regolare. Con una serie di sedute, la commissione, il 27 luglio, 3
agosto, 5 agosto, 6 agosto, il 2, 9, il 9, 9, seduta con riserva dell'11, 9, che praticamente la Commissione in questa data ha finito una prima fase di giudizi e che qui viene il punto. Nel frattempo si è verificata che una sentenza del TAR dell'Umbria, che poi confermato dal Consiglio di Stato, ha specificato che si debbono fare dei sub giudizi oltre quelli che erano previsti dal bando. Questo qui comporterebbe, in parole povere, dei giudizi incrociati su 4 punti e per tutti e 19 le offerte. Andiamo intorno a mini giudizi, circa 700 mini giudizi. Siamo rimasti perplessi, la Commissione è rimasta perplessa, ha fatto sapere le sue perplessità. Abbiamo stato chiesto subito un parere al professor Ritter, che gentilmente ci aveva, ce l'ha mandato in via informale, che non è chiaro, ma sarebbe opportuno adeguarsi a questo, perché si potrebbero verificare dei ricorsi tali che ci impedirebbero di fare l'assegnazione, cioè prima di fare l'assegnazione. Per cui la commissione che noi si pensava questo mese si potesse arrivare potesse arrivare ad una assegnazione della gara, poi anche lì abbiamo altri bandi di circa 60 giorni di tempo prima di potersi fare l'assegnazione definitiva, insomma che tempi si allungano. Io credo che lavorandoci la commissione alacremente un'altra 15-20 giorni in più di quelli previsti ci occorrono. Questi sono i tempi. Consigliere Germani ha un minuto per dichiararsi soddisfatto. Ma noi prendiamo atto di quello che è stato detto, che tanto la preoccupazione nostra è che l'ultimo consiglio comunale che abbiamo fatto in una question time c'erano state ad altre, comprendo il fatto che sono subentrate altre situazioni, oltre questa della sentenza del Lazio. Ora prendiamo atto e quindi aspetteremo queste conclusioni, ribadendo il fatto che non volevo assolutamente creare le condizioni di sensibilità nei confronti di chiunque sì. Consigliere.